professoressa Pecchinunno, docente di nozioni giuridiche fondamentali presso l'Università di Bari, mentre la relazione sulla cittadinanza dei modelli in prospettiva storica sarà la prima di domani mattina, perché per l'assenza del professor Frucci, chiamato all'estero, abbraccerà quindi l'età moderna e contemporanea, quindi sarà un po' più lunga, non era possibile metterla in coda al pomeriggio di oggi. Dopodiché apriamo anche la discussione. Il professor Cagliani ci ha messo i quadri sui rischi dell'educazione alla cittadinanza, anche indicando una via per percorrerla, la relazione di Violante ci ha messo in guardia proprio sui significati, sulla definizione, sulla storicità della cittadinanza. Bellissima l'idea che chiama la cittadinanze, perché credo che sia effettivamente un invito metodologico che vale per l'oggi, come hai ricordato, le questioni, le gerarchie, i confini, l'inclusione e l'esclusione, la cittadinanza formale e la cittadinanza sostanziale, la dimensione del rapporto tra poteri locali e poteri imperiali, sono tutte questioni che ci aiutano a riflettere e ci danno delle indicazioni di lavoro molto concrete. Nella relazione della Pecchinunno invece affrontiamo un tema delicato, che è quello cittadinanza e legge del numero, il principio di maggioranza, e ci spiegherà che significa in prospettiva storica, ma da giurista, il rapporto tra cittadinanza e maggioranza, che è una questione molto delicata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mia riflessione inizia subito con una domanda: che cosa rende legittimo il potere? E il sostegno della maggioranza. Nessuno, almeno in Occidente, osa metterlo in dubbio. Il potere è legittimo solo se è sorretto dal consenso della maggioranza. Ed è una risposta che vale sia in politica che in economia. Ed è la risposta odierna a un'antica domanda, antica quanto la civiltà occidentale, che a partire dalla Grecia arcaica si è interrogata sulla migliore forma di governo. Ma se la domanda è antica, tutt'altro che scontata è l'odierna risposta. Dai testi classici rimangono varie significazioni, dove la parola molti o moltitudine è spesso stata tradotta con maggioranza, anche se la parola maggioranza non è la risultante di un calcolo aritmetico. L'eredità ideale della democrazia ateniese risiede nell'isonomia, cioè nell'uguaglianza giuridica dei cittadini, sottoposti tutta alla medesima legge, uguali a tal punto che solo per sorteggio si poteva pressi decidere chi avrebbe assunto cariche pubbliche. Ma se la parte maggioritaria, cioè la parte più numerosa, entra in conflitto con la parte minoritaria, cioè la parte meno numerosa, può dirsi che il principio di maggioranza sia un principio valido? Il percorso storico fa apprezzare la differenza tra la maggioranza degli antichi e quella dei moderni. Solo se si considera che è sempre più frequente nel nostro tempo che i governi si formino sulla base di maggioranze elettorali che non raggiungono neppure il 50,01 dei suffragi. Spaccature simili avrebbero comportato al tempo della democrazia ateniese, con ogni probabilità, una guerra civile, spesso preludio poi di una tirannia. Ma la maggioranza è una parola polivalente, dai mutevoli significati. In sé altro non è se non la risultante di un calcolo aritmetico. La metà più uno fa sì che la volontà di una parte prevalga su quella dell'altra parte. Lo scopo è quello di indagare se ed in quale misura una decisione presa a maggioranza sia prossima alla verità e o alla giustizia. Ed è un interrogativo che ha diviso la cultura nel tempo, come potete vedere tra Bentham, Mackensen, Hayek, su cui non mi soffermo per ragioni di tempo, ma sono riportate nelle slides. I fattori di calcolo della maggioranza
cambiano anche a seconda del contesto. In politica la maggioranza è maggioranza di numero, secondo la regola una testa, un voto. E il principio di maggioranza fa sì che i più prevalgano sui meno. In economia, di contro, la maggioranza è maggioranza di capitale e il calcolo aritmetico può condurre a risultati opposti. Di regola, nelle società di capitali può accadere che un solo socio, a volte neppure detentore del 50,01 del capitale, imponga la propria volontà sulla stragrande maggioranza dei soci. Se si considera poi che oggi la ricchezza è in massima parte detenuta da società di siffatta tipologia, ci si rende conto della profonda antitesi che oppone il governo della politica, retto dal principio del maggior numero, e il governo della ricchezza, retto invece dall'opposto principio del maggior capitale. Tuttavia la contrapposizione, almeno storicamente, non è così netta. Il requisito del censo, che per molti secoli ha caratterizzato i sistemi elettorali, ha fatto della stessa ricchezza un fattore politico. Viceversa, le assemblee delle più antiche società per azioni, quelle delle compagnie coloniali del 600 e del 700, deliberavano a maggioranza di numero. Pertanto, fra le due aritmetiche, quella della maggioranza in politica e quella della maggioranza in economia, vi è stata da tempo una certa interdipendenza. Ma vi è di più, per molti aspetti, la seconda ha storicamente svolto nel tempo un ruolo propulsivo sugli sviluppi della prima. Basti pensare che la spinta verso la democrazia nel 600 e nel 700, in Inghilterra e poi in Francia, trovò realizzazione ed ispirazione nelle istituzioni economiche, prima ancora che in quelle politiche. Le prime infatti offrirono modelli di attuazione. L'uguaglianza, intesa come fondamento della democrazia, seppur ancora limitata, prima di instaurarsi tra i cittadini era stata attuata nelle assemblee delle compagnie coloniali, di cui era azionista Locke, a cui si usa dare il merito di aver, per primo nella storia del pensiero politico, costruito un ideale di Stato basato su una comunità di uguali e governato dalla maggioranza. Il governo della maggioranza è percepito come governo per antonomasia democratico. Decidere a maggioranza significa decidere democraticamente. Vi è pertanto un nesso tra maggioranza e democrazia, nesso che viene fatto risalire all'Atene del V secolo, anche se i molti di cui parla Pericle erano una ristretta minoranza della popolazione, omogenea per composizione sociale, giacché alle assemblee di governo poteva partecipare solo chi godeva della cittadinanza riservata ai maschi liberi in età militare dotati di adeguati mezzi finanziari. Nella classificazione aristotelica delle tre forme di governo, il governo dei morti, in quanto tale, ossia la democrazia in sé per sé, diventa una forma virtuosa di governo solo se ancorata ad un valore, nella specie quello militare, reputato il più virtuoso. Sarà un concetto poi ripreso successivamente. Il concetto moderno invece di maggioranza esprime un giudizio quantitativo, cioè i più prevalgono solo perché tali, a prescindere da ogni loro requisito soggettivo. Esso presuppone una condizione di naturale uguaglianza degli uomini, valutati tutti come altrettanto virtuosi, o ciò che è lo stesso, presi in considerazione a prescindere dalle loro virtù. Sicché solo un calcolo aritmetico della metà più uno può giustificare la prevalenza di alcuni su altri. Il diverso principio della maggioranza per quote di capitale, dominante nell'economia, può sembrare un principio plutocratico, non già democratico, quindi negatore dell'uguaglianza. Si deve comunque considerare che dalla Rivoluzione francese è nata non solo la rivendicazione dell'uguaglianza, ma anche la sacralità e l'inviolabilità della proprietà. Nelle società per azione i due valori sono coordinati fra loro. Si deve parlare qui di democrazia economica o capitalistica, dove democraticità equivale a proporzionalità. Nella misura in cui il peso della volontà che ciascuno ha sulla decisione collettiva corrisponde all'entità della sua quota di proprietà. Nell'Ottocento si affermano due parallele vicende.
da un lato l'evoluzione che poi condurrà al suffragio universale, dall'altro lo sviluppo in economia della forma giuridica delle società per azioni, che assume la forma di ordinario tipo di società la cui scelta è rimessa alla volontà delle parti e non più ad una concessione del sovrano come invece era per la compagnia coloniale, e la cui struttura si fonda sulla sovranità dell'assemblea. Le evoluzioni si completeranno nel Novecento con il definitivo superamento del censo e l'affermazione del suffragio universale. Nel corso della sua storia il principio di maggioranza è stato sempre accreditato come idoneo a risolvere i conflitti all'interno di un'omogenea classe sociale. La novità del suddetto suffragio è invece che la maggioranza si sarebbe dovuta formare tra classi eterogenee, sommando voti dalle medio-alte della piccola borghesia e soprattutto sommando voti borghesi e proletari. Il suffragio universale introduce un'idea nuova di Stato, introduce nella vita politica grandi masse popolari, spezza l'omogeneità dell'antica classe politica, trasforma le istituzioni rappresentative nella sede deputata a comporre interessi fra loro antagonisti. Il suffragio universale è al principio del Novecento ancora al centro del dibattito, la cui sfida è ben espressa dalle parole di Luigi Einaudi nel messaggio alle Camere riunite per il suo giuramento, che è riportato qui e su cui non mi soffermo per questioni di tempo. Il suffragio universale appariva dunque un salto nel buio, ormai però non più evitabile, seppur denso di incognite, come avverte Gramsci. L'antico Stato monocrasse era stato l'unico centro di decisione politica. Nel nuovo Stato pluricasse, invece, altri soggetti ascesi alla ribalta politica ne contendono il potere, per esempio dapprima i sindacati. Ed è ciò che a partire dal XX secolo, dalla prima metà del XX secolo, la cultura politica denuncia come la crisi dello Stato, cioè la crisi della concezione dello Stato come detentore di un potere assoluto. Nascerà in quegli anni la formula del governo debole, affetto da una duplice fragilità: l'instabilità delle eterogenee maggioranze e la sua limitata capacità di governare la società civile. È in corso, lo si denuncia da tempo, da qualche decennio, la parabola discendente della democrazia politica. C'è già chi parla di post-democrazia. Ma pur con tutti i suoi difetti, la democrazia ha un pregio. Ci si può liberare dai governi, afferma Popper, senza spargimento di sangue, attraverso elezioni generali, il che equivale a dire che le istituzioni sociali offrono il mezzo mediante i quali i governanti possono essere congedati dai governati. Le manifestazioni del declino della democrazia sono molteplici. Una è la partitocrazia. Un secondo fattore è quello che i giuristi chiamano neocontrattualismo. Nella società neocontrattualistica i gruppi sociali negoziano in prima persona con lo Stato, senza bisogno di battersi per conseguire una forte presenza parlamentare e per concorrere a formare la maggioranza di governo. Ma con la partitocrazia siamo ancora nel sistema della democrazia rappresentativa, mentre il neocontrattualismo si colloca fuori dalla democrazia rappresentativa, ma trova ancora nello Stato il suo punto di riferimento. Diverso invece il fenomeno che conduce a portare fuori dallo Stato i processi decisionali. La democrazia ha fortemente ridotto la sua funzione catalizzatrice della domanda sociale. Questa funzione era ancora al culmine quando, dopo la metà del secolo scorso, si poteva dire che mai come nel tempo presente gli uomini chiedono tanto allo Stato non solo il soddisfacimento dei bisogni materiali, ma anche la felicità. Oggi si constata che la società civile chiede molto meno allo Stato, tende anzi ad autoregolamentarsi, ad auto-organizzarsi. Pensiamo ad esempio alle organizzazioni non profit. E si trova anche nelle tecniche contrattuali che prendono il posto della legge nella regolamentazione dei rapporti sociali. La democrazia rappresentativa doveva attuare in ciascuna società nazionale il massimo di libertà politica possibile. Doveva creare un modello di Stato dove, secondo Rousseau,
i governati potessero, ubbidendo ai governanti, ubbidire a se stessi. Ma il tacito presupposto di un tale modello era che ciascuna società nazionale fosse separata dalle altre e che le decisioni dei rispettivi stati fossero ininfluenti. Oggi questo presupposto è venuto meno a causa della globalizzazione, che ha reso le società nazionali tra loro interdipendenti, fino a fare dell'intero pianeta un'unica società, appunto una società globale. La politica interna dei singoli stati governa un frammento della società globale, e se si tratta di un paese che per dimensione o che per potenza economica ha una posizione di rilievo, influisce sugli altri frammenti della società globale, interferisce sui destini di collettività ben più vaste della sua collettività nazionale. Questa realtà emerge dall'odierno dibattito sulla democrazia politica, che finisce per essere una democrazia limitata, come avverte Bobbio, perché le grandi decisioni spesso non sono prese da autorità nazionali, ma sono prese da autorità di altri stati. Ed il principio di maggioranza mostra tutti i suoi limiti dal momento in cui la maggioranza non si forma con il concorso di tutti quelli che subiscono gli effetti di ciò che essa vuole. Esistono sì istituzioni internazionali che si creano però per convenzione tra gli stati, non sono entità rappresentative della società globale. Un altro fattore per cui Bobbio si è interrogato e ha parlato di democrazia limitata riguarda il fatto che le grandi decisioni non sono più prese dal potere pubblico ma da quello dei privati, che sono il più delle volte poteri transnazionali. Sotto questo profilo, i limiti del principio di maggioranza sono il riflesso della globalizzazione dei mercati, che va trasformando il pianeta in un mondo dominato non più dagli stati, ma dalle grandi imprese transnazionali. Gli stati non governano che un frammento del mercato globale, mentre le imprese transnazionali sono in grado di controllarlo nella sua totalità. Le condizioni e gli spazi entro i quali si svolge la competizione economica non sono più suscettibili di correttivi politici, né sono gli spazi di una competizione a carattere prevalentemente nazionale. In un mondo abitato sempre meno dalla politica e sempre più dall'economia, il depotenziamento degli stati porta con sé il declino della democrazia politica e il principio di maggioranza tende a perdere la funzione che Locke e Rousseau gli avevano attribuito. La maggioranza non è onnipotente, come pretendeva l'antico detto inglese secondo cui il Parlamento può fare tutto, tranne mutare l'uomo in donna. Quel detto conteneva in sé il senso della rivoluzione inglese, valeva a contestare la sopravvivenza di ogni concorrente potere regio, ma segnava l'avvento di un nuovo assolutismo, di quel potere assoluto dell'assemblea di cui Blackstone era stato il massimo teorico. Non vale nelle democrazie moderne, tranne se non degenera in quella che Alexis Tocqueville denunciò come tirannide della maggioranza. E la cultura del Novecento è tutta l'opposto salda nell'affermare che il potere della maggioranza non può essere illimitato. Ci sono dei limiti intrinseci, un limite intrinseco allo stesso principio, che ne circoscrive l'ambito razione-materie. Cioè ci sono materie che per la loro stessa natura sono sottratte ad ogni decisione politica, anche se adottata all'unanimità. È il caso dei diritti fondamentali dell'uomo. Ed è ciò che non consideravano le correnti di pensiero che negli Stati Uniti avevano giustificato la pena di morte solo perché voluta da assemblee legislative democraticamente elette. Inoltre il principio di maggioranza vale per le decisioni irreversibili, cioè per quelle che una futura maggioranza può rovesciare, e non può essere utilizzato la maggioranza per modificare le regole del gioco in modo da perpetuare la propria posizione di forza e da precludere così alla minoranza attuale la possibilità di diventare essa stessa maggioranza. Il tema investe le scelte che toccano la definizione stessa del futuro dell'umanità, come quelle che riguardano l'energia, l'ambiente, scelte che appaiono difficilmente reversibili. Decisioni di tal natura non possono essere adottate se non sulla base di una più ampia condivisione dell'accordo, cioè tra maggioranza e opposizione. Quale potenziale maggioranza futura? Conquistare la maggioranza in Parlamento è nella civiltà occidentale quanto occorre per assumere poteri sovrani.
ma è allo stesso tempo quanto occorre per esercitarli? Nel moderno Stato di diritto, basato sulla suddivisione dei poteri, la maggioranza parlamentare gode dei poteri sovrani solo nei limiti delle proprie attribuzioni, cioè nell'esercizio del potere legislativo. Resta il fatto, però, che la maggioranza parlamentare suole rivendicare un primato sugli altri poteri dello Stato. E il quesito è: fino a che punto la maggioranza può spingersi nell'esercizio dei suoi poteri sovrani, cioè quando vota le leggi? E sovranità equivale a discrezionalità? O si può prevedere che anche il voto delle maggioranze parlamentari debba essere sindacabile alla stregua di criteri analoghi a quelli con cui è sindacabile il voto delle assemblee delle società per azioni? Il dogma dell'onnipotenza del Parlamento è stato tramandato dal noto paradosso inglese ed è sostanzialmente la trasposizione allo Stato parlamentare dell'onnipotenza in precedenza attribuita al monarca assoluto, ed è anche espressione estrema del positivismo giuridico che riduce il diritto alla legge, perché sostanzialmente identifica il diritto nell'autorità statale. Se non in Gran Bretagna, il dogma dell'onnipotenza della legislazione sarà superato nel mondo anglosassone dalla rivoluzione americana, con l'introduzione del divieto di indagini o di arresti irragionevoli, che la Corte Suprema nel 1791 ha costantemente utilizzato per il controllo di legittimità delle leggi, censurando quelle che prevedessero misure arbitrarie e prive di ragionevolezza. In Italia, un limite ai poteri del Parlamento è stato posto dalla giurisprudenza costituzionale, che ha statuito come i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione non possono essere infranti, neanche dalle maggioranze qualificate previste per la revisione costituzionale e neppure con il sostegno di referendum popolari confermativi. Essi sono, avverte la Corte, non sono sopprimibili neanche dalla maggioranza e neanche dall'unanimità dei consociati, essendo patrimonio irretrattabile dalla persona umana. Cosicché si è posto un limite alla legge, non al diritto, che non è fatto solo di diritto legislativo, ma è la risultante di quelle conquiste dell'umanità che oltre ogni confine nazionale sono scese al rango di principi fondamentali delle carte costituzionali. E le tendenze europee degli ultimi decenni, infatti, si pongono in tal senso. Nelle storie parallele della maggioranza in politica e di quella in economia ci si sono inserite ulteriori vicende che hanno riguardato lo specifico aspetto dell'abuso della maggioranza, cosicché il riesame giudiziario delle deliberazioni assembleari delle società di capitali alla stregua della buona fede trova riscontro nel riesame giurisdizionale delle leggi, il cui esercizio svolto dalla Corte Costituzionale alla stregua del criterio della ragionevolezza. Il vincolo della ragionevolezza si ritrova enunciato per la prima volta nello Statuto dell'East India Company nel 1592. Vi si legge che l'Assemblea Generale della Compagnia delibera a maggioranza e che essa può in tal modo assumere ragionevoli decisioni. E l'estensione al diritto pubblico è stata poi si è manifestata in Europa continentale in tempi recenti attraverso il sindacato di costituzionalità delle leggi. In Italia l'iter giurisdizionale che qui è mostrato ha portato a considerare la ragionevolezza come criterio di valutazione delle leggi, e così si è dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme che apparivano intrinsecamente irragionevoli, cioè incongrue, contraddittorie e ingiuste. Tale evoluzione comporta una profonda rivoluzione della teoria del diritto e dello Stato, comporta il superamento del positivismo giuridico, comporta il superamento dell'equazione legittimità uguale legalità. La legge non è legittima solo perché è legalmente formata, perché è espressione della volontà sovrana di una maggioranza parlamentare. La volontà del maggior numero non è la sola misura della legittimità. Essa trova appunto un limite nella ragionevolezza di ciò che vuole. La maggioranza non può,
solo perché tale imporre leggi arbitrarie, incongrue, ingiuste, lesive di fondamentali valori di civiltà giuridica. Si tratta perciò non di un controllo interno all'ordinamento legislativo, ma esterno ad esso, in base a criteri di giustizia a priori rispetto al contenuto dell'ordinamento giuridico. L'interrogativo che nella metà del XX secolo si poneva Hayek, se cioè il solo fatto che la maggioranza voglia qualcosa basta per considerare buono ciò che essa vuole, ha trovato risposta nella seconda metà del secolo. È illegittima e deve essere abrogata ogni norma che, quantunque voluta dalla maggioranza, risulti essere contraria al giusto. E quel nesso fra diritto e giustizia, sulla base del quale nacque l'invenzione del diritto, viene ristabilito dal moderno costituzionalismo, cioè un ritorno a un diritto inteso soprattutto come giustizia, quasi in un ancestrale desiderio di recupero delle origini. A questo sviluppo, che ammette il sindacato di costituzionalità delle leggi, fino al limite del sindacato di ragionevolezza, si affianca un altro percorso che prende avvio dalla violazione legislativa delle direttive dell'Unione Europea e conduce alla censurabilità di regolamentazione interna. La Corte di Cassazione, autorità giudiziaria ordinaria, ha parlato addirittura di malafede del legislatore nel momento in cui non ha attuato una direttiva comunitaria oppure non ha omesso di attuare una direttiva comunitaria. Pertanto il Parlamento non è più onnipotente, né le sue espressioni normative sono insindacabili. Nell'arco di quattro secoli il vincolo della ragionevolezza, che nel XVII secolo limitava i poteri dell'Assemblea degli East India Company, diviene strumento di controllo dei poteri delle moderne istituzioni parlamentari. Rendere leggi da essi votate, come già le delibere assembleari delle società di capitali, suscettibili di riesame alla stregua di un criterio fondato su congruità, giustizia e rispetto dei valori di civiltà giuridica. E mi ricongiungo a Violante, ricordo le parole di Federico II di Svevia, per il quale quantunque la nostra maestà sia sciolta da ogni legge, non si leva tuttavia essa al di sopra del giudizio della ragione, che è la madre del diritto. Ringraziandola dello sforzo di adeguarsi a questo pubblico, essendo lei docente di diritto, penso siano stati chiari i punti che ha toccato nella sua relazione. Ecco, quello che possiamo fare adesso, sfruttando la mezz'ora che abbiamo ancora a disposizione, è discutere degli spunti e delle questioni che sono state sollevate dai tre interlocutori. Qualunque osservazione, richiesta, commento è benvenuto. Io, intanto che magari raccogliete le idee, una domanda la volevo fare proprio al professor Traiani, perché ci ricolleghiamo proprio alle politiche perseguite dalle istituzioni europee. C'è un programma della Commissione dedicato proprio all'European for Citizen Program, che è un programma sulla cittadinanza, eppure è un programma su come educare la memoria degli europei, perché ha tutta una parte che riguarda proprio l'educazione, stabilisce una serie di anniversari. E ci ricolleghiamo poi alla questione della risoluzione votata dal Parlamento europeo che equipara comunismo e nazismo. Cioè, sembra che in Europa, questa è la domanda che volevo porgli, stia venendo fuori l'idea che la cittadinanza si fonda su alcuni diritti fondamentali, ma che poi sono quelli della tradizione liberale, sulla democrazia come procedura, sull'antitotalitarismo come paradigma, e al massimo possiamo dedicare qualche giornata della memoria e del ricordo ai mali del passato. Il totalitarismo nazista è quello
pesante, quindi considerato gemello dei nuovi paesi europei che sono entrati nell'Unione Europea, sovietico. E quindi c'è di nuovo un rischio molto forte, cioè mentre nelle indicazioni che ci mostravi tu c'è un percorso legato al pensiero storico per la cittadinanza, però le politiche della memoria, alcune politiche europee sulla cittadinanza sembrano andare nella direzione opposta del rischio di controllo, di indottrinamento. Quindi era questa la questione che volevo porgli, e nel frattempo gli diamo un po' qualche minuto per rispondere, e ci sono già domande, così le mettiamo tutte insieme, richieste di chiarimenti o approfondimenti, osservazioni. Aspettiamo prima che risponda. Va bene, allora aspettiamo la sua risposta e poi vediamo se ce l'ha. Ti ringrazio per aver aperto questo settore che è molto importante e molto delicato, e proprio questa recente risoluzione a cui facevi riferimento mostra la manipolazione politica che viene fatta della storia. Con il giusto osservò che l'Europa era l'unico corpo politico che si basava su un mito fondatore negativo. Questo mito fondatore non è soltanto lo sterminio nazista degli ebrei, in realtà prima ancora, negli anni 50, il mito fondatore negativo erano i nazionalismi e il militarismo che ha portato alla guerra mondiale. Poi appunto su questo modello si è inserito, quasi a offuscarlo, lo sterminio nazista degli ebrei, e poi adesso sotto la spinta degli stati dell'est che fin dal loro ingresso sia nel Consiglio d'Europa che nell'Unione Europea hanno rivendicato in maniera sempre più insistente, fino all'accusa nei confronti degli stati dell'Europa occidentale di ignorare il loro passato, hanno rivendicato appunto l'equiparazione del totalitarismo fascista con il totalitarismo comunista. Quindi tre miti negativi, di cui diciamo il primo ormai nazionalismo è molto sullo sfondo, laddove invece lo sterminio degli ebrei e i totalitarismi sono molto presenti, e su quelli l'Europa si propone, cioè effettivamente è un'operazione abbastanza delicata, difficile, strana sul piano anche dell'immaginario collettivo, cioè noi adesso promettiamo di non essere più i cattivi che siamo stati in passato. E in questo senso le politiche della memoria dell'Unione Europea sono molto invasive. Ricordavi appunto l'istituzione di una serie di giornate, diciamo, della memoria, del ricordo, operazioni che peraltro vengono fatte anche nei vari stati e che hanno portato in qualche caso anche a una forma di rigetto. Per esempio in Francia alcuni anni fa ci fu una indagine parlamentare alla quale vennero invitati storici, filosofi, giuristi, opinionisti, quindi un'apertura molto grande. In questo senso la società civile in Francia ha un rapporto paritario con la politica, non subalterno come avviene altre volte ad esempio in Italia. E la conclusione fu che bisognava finirla di istituire giornate di memoria storica, anche perché alla fine questa moltiplicazione diventava controproducente, perché si disperdevano le energie intellettuali e quindi si perdeva il senso generale di questo ricordo sul passato, e si diceva che invece le uniche due giornate che dovevano avere effettivamente un valore nazionale erano, potete immaginare, il 14 luglio e l'11 novembre, che però a questo punto non era più, in un contesto europeo, la giornata della vittoria della Prima Guerra Mondiale, ma la giornata che ricordava l'impegno di tutti i francesi nelle varie guerre che c'erano state. E, però indubbiamente la storia è un campo di battaglia, l'abbiamo visto appunto con quest'ultima risoluzione, che dal punto di vista storiografico è semplicemente insostenibile, perché oltretutto concentra soltanto nel patto Molotov-Ribbentrop
la causa dello scoppio della, della seconda guerra mondiale, da dove invece sappiamo che c'è un background che se non altro coinvolge anche le potenze democratiche dell'epoca negli accordi precedenti con Hitler. Quindi indubbiamente è uno dei tanti campi di battaglia di manipolazione del passato e che fa parte di una più generale operazione di educazione alla cittadinanza, aumentando ancora, come sembra, in questo contesto il caos esistente e non arrivando a risolvere le tensioni. Forse chissà, a forza di moltiplicare queste giornate della memoria perderanno tutte quante significato e quindi tutto sommato si chiuderanno in maniera diciamo acritica, ma comunque si chiuderanno i conti col passato e forse ci si potrà concentrare sui temi del presente. Io prima avevo accennato al problema della reale efficacia di tutte queste operazioni. Non ci sono ricerche, come ho detto, però ci sono molti indizi che mostrano che non è in questo modo, non è con una evocazione alla cittadinanza astratta fatta su grandi valori o su un ricorso a certe interpretazioni del passato che si possono affrontare i problemi del presente. Sembra invece più efficace affrontare i problemi del presente attraverso un dibattito sulle condizioni attuali e non invece facendo riferimento o a valori astratti o appunto al passato. Quindi forse, oltre appunto a quelle indicazioni sull'educazione alla cittadinanza che utilizzando le categorie del pensiero critico storico introducano al reale dibattito, quello che si potrebbe fare piuttosto che appunto questi riferimenti al passato sarebbe invece affrontare con gli strumenti della politologia, dell'economia, della storia, della sociologia, questioni concrete del presente, non invece attraverso analogie col passato, tipo, non so, coloro che dicono, tanto per citare un caso concreto, che le migrazioni sono sempre state un fatto positivo o al contrario sempre un fatto negativo e dedurre da questo delle scelte sul presente che chiaramente non possono essere basate su queste analogie grossolane. Grazie. Allora, ci sono osservazioni, richieste? Io avrei una domanda al professore, non so se è pertinente, però io ho notato che per quanto riguarda i programmi di italiano e di storia, soprattutto le superiori, non si arriva mai ai giorni nostri. Già è tanto se arrivi a fare la guerra fredda, di solito ti fermi alla seconda guerra mondiale sia come autori che come proprio vera storia. Non è già quello una sorta di... tu mentalmente arrivi con i riferimenti delle nazioni, i loro rapporti fra le nazioni, ti rimani alla seconda guerra mondiale o al massimo alla guerra fredda, in un certo senso. Perché se la storia dovrebbe dare un'opinione critica in modo oggettivo, se tu ti fermi prima, hai soltanto una visione che ti dà la televisione o comunque un qualcosa che non è più oggettivo. Va bene, e raccogliamo altre osservazioni? Sì. Avrei un po' di domande, infatti cerco di trovare un ordine. Allora, noi abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare di cittadinanze differenti. Noi lo viviamo ogni giorno, siamo cittadini italiani e cittadini europei contemporaneamente. E questo crea un po', diciamo, delle divergenze anche sul potere che noi abbiamo effettivamente poi decisionale, democraticamente, scegliere i nostri rappresentanti e quello che poi i nostri rappresentanti possono effettivamente fare nelle varie diciamo, istituzioni, che siano nazionali o sovranazionali. Però cosa succede? In Europa molte decisioni non possono essere cambiate come i trattati e molte ci vengono imposte dall'alto. In particolare era una domanda sulla didattica che volevo fare, perché ci sono queste benedette competenze chiave di cittadinanza che vanno un po' a dare delle linee guida per quello che riguarda poi la didattica, soprattutto facendo una didattica, diciamo, mirando alla didattica per competenze, nelle quali c'è anche il pensiero critico. Io parlo ad esempio della didattica
della filosofia in cui il pensiero critico, ma questo può essere applicato anche alla storia, viene concepito come un pensiero critico comunque di stampo anglosassone, e quindi non è un pensiero critico che magari fa anche riferimento alla storia delle singole nazioni o al modo di interpretare la filosofia delle singole nazioni. Per concludere questa domanda, quello che mi chiedo è: non è che la cittadinanza possa essere sfruttata come, diciamo, un pretesto per la creazione di un pensiero unico? Perché se io impongo un certo modello anche di pensiero critico, porto poi il cittadino ad accettare determinate cose perché ha imparato a vederle in un certo modo. Questa era la domanda, non so se sono stato chiaro. Altre osservazioni? A entrambi, se volete rispondere a queste ultime due osservazioni, poi se non ce ne sono altre, chiaro che le questioni sono tantissime. Adesso anche la questione delle competenze effettivamente è un bel problema. Adesso il professor Gagliani ha una posizione molto netta su questo, che però è condivisibile. Come fa ad essere la cittadinanza una competenza o addirittura una materia? Cioè, forse il percorso indicato, forse un insegnamento della storia, una didattica della storia efficace, quella di cui ci ha parlato anche il professor Gagliani, è una via, ma parliamo anche di un insegnamento efficace della filosofia, ma anche di altre materie, ecco, con le avvertenze che erano presenti sia nell'introduzione di Gagliani e con le avvertenze che provengono poi da tutte le discipline, che hanno un portato di conoscenze, di problemi e di pensiero critico non specifico. Adesso, ecco, io lascerei una battuta ad entrambi, se volete rispondere. Abbiamo concordato la riflessione, visto che la prima domanda era sulla didattica, allora inizierò io. Dunque sì, lei ha ragione, questo è un problema particolarmente italiano, meno in altri stati. Prendiamo per esempio il caso della Francia, dove nell'ultimo anno delle superiori si studia la storia solo a partire dal 45, quindi abbiamo un caso sufficiente. Naturalmente, per essere completo, devo anche aggiungere che i manuali di storia francesi, quanto a complessità di informazione, equivalgono ai nostri delle medie. Mentre noi, sapete bene come sono i nostri manuali, talora forse anche un pochino troppo voluminosi, comunque offrono un'amplissima scelta allo studente, all'insegnante, e quindi sono veramente completi. I manuali, visti pochi giorni fa, per le ultimissime edizioni, praticamente sono sulle 200 pagine, e quando al rappresentante della casa editrice Nathan ho fatto osservare, ma dice, sa, un po' smizzo come libro, ah, dice, pensi che mi pare un po' il livello dei nostri libri delle medie, dico, ah, ma pensa che invece lo trovano anche complicato. Quindi insomma, diciamo, l'arrivare comunque al giorno d'oggi con le informazioni indispensabili per capire per esempio il contesto internazionale non sempre però corrisponde alla sufficiente ricchezza di informazioni, però lei ha perfettamente ragione. La storia certamente deve fornire le basi di un pensiero critico, adesso quindi arriverò a lei, però deve anche fornire le conoscenze, cioè non esiste un pensiero critico senza le conoscenze, quindi se si ignorano per esempio le vicende del Medio Oriente negli ultimi 50 anni o della Cina, insomma, vabbè. Quindi è lì, però ci sono alcune soluzioni, Drusa appunto ha lavorato sopra, per concentrare dei moduli su un laboratorio del tempo presente che in qualche modo, non in maniera extracurricolare, ma insomma saltando alcuni passaggi, però si soffermino su, forse alla fin fine, che ne so, la crisi dei missili di Cuba è un pochino meno attuale delle due torri.
Quindi, veniamo adesso alla questione del pensiero critico. Ora, certamente il pensiero critico, così come le competenze, sono due termini i quali vengono ideati in maniere più strane. Certe volte viene da pensare, recentemente grazie a una collega di filosofia, forse ho trovato una spiegazione sia per l'uno che per l'altro, soprattutto per le competenze. Lei mi ha invitato a rileggere quella critica, quella parte della critica della ragion pura di Kant, dove alla fine dell'analitica trascendentale lui mette la tavola del nulla con le quattro possibilità del nulla, e fra queste c'è l'ens rationis, cioè il concetto primo di oggetto, che mi sembra appunto definire molto bene le competenze. Anche però con il pensiero critico potremmo considerarlo un ens rationis, e quindi la cosa importante è vedere in che modo viene effettivamente declinato. Il rischio che lei indica esiste certamente, però se noi uscissimo ancora una volta da questi termini, come diceva appunto il buon Kant, che non hanno oggetto, e invece andassimo alle cose concrete, allora io invece che di pensiero critico parlerei di epistemologia. Ora, l'epistemologia della storia è quella che ti consente di analizzare lo statuto delle fonti. E questo è praticamente tutto. È tutto il pensiero critico. E naturalmente il pensiero critico in biologia segue un'epistemologia diversa. Quindi ogni scienza ha la sua epistemologia. E a mio avviso ciò che servirebbe, ciò che serve anzi, a un cittadino è avere i fondamenti epistemologici dei campi scientifici fondamentali con i quali si trova a confronto, quindi avere quelli delle scienze della natura, per cui capire che cosa significa un discorso sulla meteorologia e non invece andare per rappresentazioni sociali, che appunto, come diceva Moscovici, le rappresentazioni sociali sono le opinioni generiche che hanno coloro che non conoscono un tema, e quindi si fanno una certa rappresentazione. Ecco, quindi se la scuola in tutti i settori sviluppasse, senza parlare di competenze, di pensiero critico e di così via, invece si concentrasse su una cosa perfettamente riconoscibile e trasmissibile, cioè l'epistemologia delle varie discipline, fornirebbe appunto gli strumenti che possiamo anche chiamare pensiero critico per affrontare le questioni fondamentali. Se per esempio vissero fornite le basi dell'epistemologia dello storico, quando poi si trova di fronte a una disinformazione rispetto a qualunque cosa, qui penso che potrei citare per esempio il neoborbonismo, perlomeno ha la capacità di analizzare criticamente sulla base delle fonti i discorsi che gli vengono proposti e quindi decidere se quel discorso è sensato o no. Lo stesso appunto per l'equiparazione di fascismo e comunismo nella nuova dichiarazione del Parlamento europeo. Tra l'altro, la cosa che mi ha sconcertato è che tutto il dibattito italiano, e quindi insomma di persone adulte e colte che scrivono sui giornali, quasi mai ha affrontato le questioni epistemologiche. Soltanto due autori hanno affrontato la questione in maniera seria, invece tutti quanti l'hanno buttata sul politico e così via. Quindi, come si vede, insomma, le basi epistemologiche del cosiddetto pensiero critico mancano molto, però in questo modo a mio avviso si eviterebbe anche il pericolo che lei giustamente segnalava, cioè che quando si parla di pensiero critico poi in realtà se ne abbia uno solo in mente, come adesso ne abbiamo uno solo in mente, cioè quello marxista-leninista nella Repubblica Democratica Tedesca. Grazie. Non avevo ben capito la domanda in riferimento alla cittadinanza. Cittadinanza è, diciamo, è come se ci fosse una rappresentanza a due livelli diversi, per quello europeo e per quello, diciamo, italiano, dei singoli o dei singoli stati, insomma, è come si possono modellare i rapporti di potere un po' tra... Vabbè, intanto le istituzioni nostre, cioè il Parlamento europeo lo votiamo noi, quindi sì, però, sì, appunto,
che ha comunque dei poteri limitati, soprattutto per ciò che è stato già fatto, diciamo, retroattivamente può fare ben poco, era questo il problema. Sì, certo, in realtà retroattivamente non si può fare molto, anche perché la legge vale per il futuro, quindi pur volendo. No, quello che volevo invece sottolineare, sì, probabilmente ci può essere, ci sono questi problemi di rappresentatività. Sostanzialmente l'Italia, come tutte le nazioni, hanno ceduto di sovranità, noi ce l'abbiamo nell'articolo della Costituzione, noi abbiamo ceduto la sovranità all'Europa, tanto è vero che in molti casi addirittura viene disapplicato il diritto interno quando c'è un regolamento, quando c'è una sentenza anche della Corte di Giustizia. Però mentre a livello comunitario succede questo, a livello di globalizzazione succede un altro fenomeno. Noi abbiamo, a livello globale, non abbiamo un'autorità che decide, non abbiamo un'autorità globale, abbiamo detto che ogni nazione è un frammento della società globale. Quello che invece emerge nella globalizzazione è la nuova lex mercatoria, che è sostanzialmente un diritto che nasce dal basso, che nasce nella prassi, un po' come quello che succedeva nel Medioevo, no? Che, appunto, un ritorno forse alla lex mercatoria, che poi sostanzialmente sono quei principi che, su cui si basa il commercio internazionale, che nasce appunto nella prassi, attraverso appunto quelle che ho detto, imprese transnazionali sono i nuovi protagonisti. E i modelli contrattuali poi sono quelli che vengono prestabiliti già nelle grandi law firms americane, quindi quelli che vengono detti mercanti del diritto oggi, quelli che più o meno erano nel diritto medievale, proprio per indicare che è la lex mercatoria un diritto spontaneo che è nato nella prassi, appunto nella prassi del commercio internazionale, e che si è tentato anche di codificare nei principi unità, come anche pure la mancanza di un'istituzione giudiziaria a livello globale ha portato allo sviluppo dell'arbitrato internazionale, che è una forma privata di giurisdizione. Quindi mentre vediamo che a livello, diciamo, istituzionale, che sia nazionale o comunitario, abbiamo ancora delle istituzioni che noi votiamo comunque, quindi il problema forse è più quello della rappresentatività. Però invece a livello globale vi è una tendenza che può essere percepita come tendenza inversa, cioè è il diritto che nasce dal basso, quindi un diritto che nasce spontaneo e che si sviluppa nella prassi per regolare i rapporti per ora solo commerciali, ma probabilmente in futuro anche altri diritti, altri rapporti potranno essere regolati dal diritto spontaneo, cioè dalla consuetudine, quella che poi era nel Medioevo la principale. Infatti gli storici del diritto ritengono che il Medioevo sia l'età in cui il diritto ha espresso la sua migliore essenza, la sua essenza, proprio perché la consuetudine era la principale fonte del diritto, insieme poi ovviamente allo ius commune e allo ius canonico. Ecco, benissimo, e il motivo per cui avevamo invitato proprio la professoressa Birchinunno è proprio per questo sguardo sulle questioni che riguardano i diritti, allargate allo scenario della globalizzazione, perché sulla questione per esempio dei diritti dei cittadini nazionali o europei e gli enti a cui rivolgersi eventualmente i diritti non vengono riconosciuti, tutta questa questione a livello internazionale verrà affrontata domani da Ingravallo, che ci spiegherà come e viene elaborata la questione dei diritti a livello internazionale dal secondo dopoguerra ad oggi, e anche quali sono gli enti a cui si fa ricorso al di là della dimensione nazionale quando non vengono rispettati. Mentre sull'altra questione anche vi rimando alla relazione del professor Dusa, che all'interno di una rete di scuole che si chiama proprio il laboratorio del tempo presente sta lavorando proprio su quello, sul problema che veniva posto, cioè se non arriviamo al presente, alla storia molto contemporanea, con gli strumenti che gli storici possono mettere a disposizione, effettivamente una educazione alla cittadinanza diventa veramente difficile. Quindi nel salutarvi ci rivediamo domani
alle 8:30 facciamo le registrazioni e proseguiamo poi con i lavori. Grazie a tutti.